Il Liceo Scientifico Europeo Quadriennale è partito come sperimentazione nell'anno scolastico 2018-2019 nell'intento di integrare l'impianto disciplinare del Liceo Scientifico con l'innovazione didattica, pur mantenendone i nuclei fondanti. In tale direzione, il progetto ha teso a raccogliere e valorizzare l'esperienza organizzativa e didattica del Liceo Giovio, impegnato in questi ultimi anni nell'introduzione, nello sviluppo e nell'integrazione didattica delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, in particolare avvalendosi dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e della didattica laboratoriale. Un liceo di questo genere pianifica un curriculum di studi che ha come sbocco la laurea e il mondo del lavoro, in linea e in tempo utile per essere competitivi con gli studenti stranieri. La metodologia didattica del corso di studi quadriennale si prefigura di potenziare la didattica laboratoriale in modo innovativo, puntando sulle strategie e-learning, FAD e debate. Si focalizza inoltre sulla internazionalizzazione del percorso di studi, introducendo lo studio di una seconda lingua straniera, in questo caso particolare il francese, ricorrendo alla metodologia CLIL tanto nelle discipline dell'asse storico-sociale quanto in quelle dell'asse scientifico e promuovendo iniziative di stage, scambi e soggiorni studio all'estero, con l'obiettivo di promuovere e consolidare l'autonomia e il senso di responsabilità dello studente, rendendolo protagonista in prima persona dell'esperienza scolastica. L'uso delle tecnologie e di una didattica innovativa permette, pur in un percorso di studi di 4 anni, di raggiungere competenze adeguate e spendibili nel percorso di studi universitari. In questo percorso, particolare riguardo viene data all'acquisizione di conoscenze e competenze circa i fondamenti del diritto costituzionale italiano e comunitario, l'organizzazione e il funzionamento dei meccanismi decisionali interni all'ordinamento italiano, alle principali istituzioni europee e internazionali, con l'obiettivo di far comprendere ai giovani ed approfondire il ruolo dei diversi protagonisti istituzionali e di contribuire a formare una generazione di cittadini attivi e partecipativi alle dinamiche politiche e decisionali che li interessano sia a livello nazionale che internazionale, e anche per accostarsi al mondo della cooperazione internazionale. Tali competenze vengono sviluppate a partire dall'introduzione dello studio del diritto ed economia nel terzo e nel quarto anno, con moduli in lingua inglese, e questa disciplina è atta a formare una coscienza di cittadinanza aperta alla multiculturalità e consapevole dell'importanza dell'istituzione Unione Europea all'interno dello scenario socio-politico internazionale. Il profilo finale sarà quello di uno studente che avrà acquisito competenze nell'ambito umanistico-linguistico, nell'ambito scientifico-tecnologico e in quello giuridico-economico. Dal confronto del quadro orario del Liceo Scientifico Europeo Quadriennale con quello del Liceo Scientifico Tradizionale si evince che le ore curriculari totali alla fine del quarto anno e alla fine del quinto anno sono esattamente le stesse. Ovviamente all'interno del Liceo Scientifico Europeo Quadriennale le ore disciplinari vengono ridistribuite in modo diverso e alcune di queste ore vengono svolte con la metodologia FAD, cioè formazione a distanza. Nel proseguo di questo video, verranno proposti alcune pillole di lezioni FAD di alcune discipline, una presentazione di un modulo di scienze in inglese, un modo diverso di vedere il latino
e una simulazione di debate. Consideriamo i triangoli rettangoli FLB e ABC, i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, i triangoli LFB e ABC sono congruenti e in particolare hanno il lato LB congruente al lato BC. Capitolo 35 inizia con la descrizione di un paesaggio, la nebbia, il cielo cupo, una notte passata tempestosa, ci fanno pensare che il paesaggio in qualche modo partecipe dell'ansia di Denzel. Innanzitutto, la quiete e il moto rettilineo uniforme sono situazioni analoghe, se però il corpo rimane indisturbato, in quanto se interviene una forza esterna, ovviamente il corpo sarà accelerato. Good morning everyone, and together with me today I'm going to present you with Colin Zappington. Why did I choose this topic? Actually, I was intrigued commuting for a lot of time, and the first time I heard about it was on the advertising. I think everyone here has seen it. So when I read about it on the Joe Sparks book, That's the Way the Cookie Crumbles. Good morning everybody. During this speech in my book, That's the Way the Cookie Crumbles, I'm going to talk to you about soft drinks. In the book, Dr. Schwartz, the writer, explained mainly their origins and focused on the negative aspects. So I wanted to find out more about their few benefits, their role on the market, their development, as well as their composition, ingredients, and side effects. Today I'm going to talk about vegetarianism. That is the topic I decided to deepen into during this summer while reading the book that was assigned to all of us. Nel liceo scientifico quadriennale, come del resto nel liceo scientifico tradizionale, è possibile lavorare con la lingua latina anche con metodi diversi dal modo tradizionale, che però comunque viene adoperato. Si possono infatti tradurre canzoni come Andiamo a comandare o Magnificum di Fede. O Occidentalis Karma, o Soldi di Mahmood, o Torna a casa dei Maneschi. Inoltre si possono utilizzare dei Lego per ricostruire il senso di una frase famosa latina, oppure si possono interpretare e rielaborare le trame di film famosi come Infinity War, o come Twilight, o addirittura, non è impossibile leggere in latino, te lo racconto, come Harry Potter e la pietra filosofale. Buongiorno a tutti. Il tema sul quale ci eserciteremo è il diritto di voto ai 16 anni. I debaters presenteranno argomenti pro e contro. Ora la parola va al primo debater che argomenta a favore dell'estensione del diritto di voto. È logicamente nell'interesse dei sedicenni avere una voce politica perché rappresentano un futuro. 16 anni coscienziosi alle urne è pura utopia. A 16 anni si è nel pieno dell'adolescenza e pertanto le priorità sono ben lontane dal mondo politico. Nel mezzo, ovile meccanico, occhio ti insegno una volta come si tratta coi gentiluomini. Voi mentite che io sia vile. Tu menti che io abbia mentito. E se tu fossi cavaliere, come lo sono io, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere coi fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo. Vediamo. Temerario, spezzerò questa dopo averla macchiata col tuo vil sangue. Addio, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Addio, casa natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore.
Infine bisogna ricordare che per accedere a questo corso ci sono dei criteri di ammissione. Il primo criterio sono due test di posizionamento organizzati per assi disciplinari, finalizzati alla verifica del livello raggiunto nelle competenze fondamentali di singoli assi. Il secondo è il voto di uscita dalla terza media, che non deve essere inferiore a 8. Le procedure di ammissione comprendono due sessioni di prove scritte. La prima prova scritta si riferisce all'asse linguistico e storico-sociale e la seconda all'asse matematico e scientifico, e verranno svolte entro il mese di aprile. Alla fine verrà realizzata una graduatoria a scorrimento e i primi 25 studenti in graduatoria saranno ammessi al corso. Nelle prossime tabelle vengono presentate le attività laboratoriali e le attività integrative o opzionali, divise per il primo biennio e per il secondo biennio. Alcune di queste attività sono attività integrative perché comunque sono attività svolte nelle ore di lezione, quindi sono curriculari, mentre altre sono opzionali, cioè svolte al pomeriggio e quindi scelte autonomamente dagli studenti. Queste tabelle le troverete poi sul sito. E grazie per l'attenzione.